E di 37 morti il bilancio dello spaventoso attentato avvenuto in Tunisia, dove sono stati presi di mira due hotel. Delle vittime, 7 sono stranieri di nazionalità tedesca, britannica e belga, scongiurato il rischio che ci fossero turisti italiani. L'attacco è stato portato da due persone, uno di essi è morto, mentre l'altro è stato arrestato. L'attentatore ucciso era uno studente non conosciuto alle forze dell'ordine ed era originario di una cittadina nel centro del paese. Anche in Francia è tornato il terrore dopo l'attacco al giornale satirico Charlie Hebdo. Venerdì è stato preso di mira un impianto di gas industriale. L'aggressore, che si è decapitato insieme all'esplosione stessa, era sotto osservazione dal 2006 al 2008. Il presidente della Repubblica francese François Hollande è tornato in Francia e ha presieduto il Consiglio di sicurezza. Poi ha rilasciato una nota agli organi di informazione nel quale ha detto che non bisogna cedere alla paura del terrorismo.